Uno studente viene sospeso da scuola dopo un tema contro la dittatura sanitaria. Giulia è finita in coma dopo essere stata picchiata perché era in un supermercato senza mascherina. Ma veramente? Ciao, io sono Camilla Vagnozzi e questo è Veramente, il podcast di Facta News. Oggi parliamo di notizie false e intelligenza artificiale. Sempre più spesso, infatti, chi fa e crea disinformazione non solo inventa o manipola le notizie, ma sfrutta anche le nuove tecnologie per renderle quanto più possibile veritiere e credibili. La disinformazione, insomma, è sempre più intelligente, conosce molto bene il mondo online e sa come utilizzare gli strumenti che offre. Ma avremo modo, nel corso di questa puntata, di capire quali tecnologie vengono utilizzate e in che modo. Comincio però raccontandovi una storia. Nei giorni scorsi la redazione di Facta riceve una segnalazione. Un lettore ci chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato su Facebook i primi giorni di maggio. Il post era composto dalla foto di un volto di un giovane ragazzo e da un testo. Il testo recitava, aperte virgolette, così ve lo cito: sospeso 3 giorni da scuola per aver fatto un tema contro la dittatura sanitaria. Magon Daloi, a 17 anni, è stato sospeso dal liceo scientifico per 3 giorni. Il testo poi proseguiva dicendo: durante un tema d'italiano in cui gli studenti dovevano raccontare le sensazioni vissute nei 2 anni di pandemia, Magon ha usato temi molto duri, fomentati da tematiche Novax, che non sono andati giù né alla prof né tantomeno alla preside, che ha formulato il provvedimento di sospensione. Chiuse virgolette. Bene. Se questa storia fosse vera, sarebbe uno scandalo. Uno studente sospeso perché ha espresso la propria opinione, seppur critica. La storia, in realtà, sembra essere falsa, e tra poco vedremo perché, ma comunque ha avuto moltissimo successo ed è diventata virale. Magari, tra l'altro, l'avete sentita o letta anche voi. Ma perché su Facta abbiamo scritto che con moltissime probabilità si tratta di una notizia falsa? Perché la notizia della sospensione non è stata riportata da alcun mezzo di informazione, né affidabile né tantomeno quelli un pochino meno affidabili. E il post Facebook che veicola questa notizia, che vi ho letto poco fa, non contiene alcun riferimento alla città o all'istituto scolastico dove sarebbe stato deciso e sarebbe avvenuto il provvedimento, non consentendo quindi ulteriori approfondimenti verifiche. Noi però di Facta non ci siamo scoraggiati. Abbiamo cercato conferma di quanto riportato su Facebook, sui vari social network e cercando in particolare l'identità del giovane. Però né su Facebook, né su Instagram, neppure su TikTok o Twitter esiste un profilo social riconducibile a Magon Daloia, che sarebbe il ragazzo interessato. D'altra parte, nemmeno facendo una ricerca inversa del volto del ragazzo immortalato nella foto, siamo riusciti a risalire a un qualche risultato utile. Anzi, di risultati non ne abbiamo proprio trovati. Tenete a mente questo dettaglio perché tra poco si rivelerà fondamentale. Attraverso però una ricerca approfondita su Google, basata sull'utilizzo di una serie di parole chiave presenti nel testo della notizia, siamo riusciti a risalire all'account che per primo ha riportato sui social questa notizia. Si tratta di un profilo Twitter che l'ha pubblicata l'8 maggio, indicando però a sua volta come fonte un post Facebook. Spulciando poi tra i canali Telegram che avevano rilanciato la notizia, siamo finalmente risaliti a quella che è la fonte originale, il profilo Facebook di un utente di nome Beatrice Juvenal. Bene, arrivati a questo punto facciamo però un breve salto nella nostra rubrica di debunking. Sapete tutti che cos'è e come funziona Telegram? Parliamone per qualche minuto. Telegram è un servizio di messaggistica istantanea, insomma un'applicazione per scambiarsi messaggi un po' come WhatsApp, anche se i due servizi hanno poi tra loro numerose differenze. Telegram permette di scambiare messaggi di testo tra due utenti o tra gruppi fino a centinaia di migliaia di partecipanti, permette di effettuare chiamate vocali, videochiamate, scambiare messaggi vocali, videomessaggi, fotografie, video, sticker e file di qualsiasi tipo fino a una dimensione di un paio di gigabyte. Telegram permette poi, tra le altre cose, di creare dei canali, cioè conversazioni in cui una sola persona pubblica messaggi e viene poi seguita da altri utenti per rimanere aggiornati, permette di creare gruppi, quindi conversazione tra gruppi di persone, e anche le cosiddette chat segrete, cioè sono conversazioni con dei messaggi che poi si autodistruggono.
Telegram è spesso utilizzato da chi fa informazione e purtroppo anche da chi fa disinformazione, perché permette, proprio grazie alla creazione di canali, di inviare un unico messaggio leggibile da parte di tutte le persone presenti nel canale, un pubblico potenzialmente di migliaia e migliaia di persone, e così diffondendo una notizia, vera o ahimè falsa, in pochissimo tempo si raggiunge un vasto pubblico. Telegram si può utilizzare sul proprio telefono cellulare, ma anche sul proprio computer, e la prima versione risale al 2013. Bene, fatta chiarezza sull'applicazione che ci ha permesso di risalire all'origine della notizia o presunta notizia di cui vi sto parlando oggi, arriviamo al cuore della questione. L'account Facebook di Beatrice Juvenal, la fonte quindi della notizia, risulta oggi disattivato, ma sui social restano comunque numerose tracce del suo passaggio, viste sia le condivisioni dei suoi contenuti e anche gli screen, quindi le foto, tra virgolette, di alcuni suoi post o del suo profilo che sono state scattate da altri utenti. Beatrice Juvenal si presentava su Facebook come una giornalista indipendente, era proprio scritto così. In realtà, però, non risulta nessuna giornalista con questo nome iscritta all'Ordine dei giornalisti in Italia. Juvenal viene spesso citata sui social network come fonte di notizie. Ma di quali notizie? Notizie false sulla pandemia e notizie fuorvianti sui vaccini. Insomma, diciamocelo, non un curriculum di cui andare fieri. Per di più, prima della viralità ottenuta con la presunta notizia della sospensione del giovane studente per il tema contro la dittatura sanitaria, Juvenal aveva diffuso un'altra notizia falsa diventata particolarmente virale. La falsa storia di Giulia, una presunta 19enne di Torino, finita in coma dopo essere stata picchiata per essere entrata in un supermercato senza mascherina. Si trattava in realtà di un contenuto di disinformazione e la notizia era totalmente infondata. Anche in questo caso, però, la notizia era stata accompagnata dal primo piano di una ragazza ed è qui che ci è scattato veramente un campanello d'allarme. Confrontando infatti la presunta foto di Giulia con la presunta foto di Magon da Loia, appaiono evidenti alcune similitudini. Cioè, parliamo in entrambi i casi di primi piani, con uno sfondo sfocato, i cui volti presentano tratti asimmetrici e delle impercettibili imperfezioni. Se volete anche voi dare un'occhiata, vi lascio il link all'articolo di Facta in cui sono inserite le diverse foto. Dati questi particolari e l'impossibilità di cui vi parlavo prima di ritrovare le immagini online attraverso una ricerca inversa, è molto probabile che si tratti di immagini GAN, G-A-N, o se vogliamo leggerlo in lingua inglese la sigla G-A-N. Ma di che cosa si tratta? Sono fotografie generate da un'intelligenza artificiale che sembrano reali, ma in realtà sono dei volti totalmente artificiali, spesso generati dall'unione di una serie di dettagli provenienti da fotografie di persone che esistono veramente. Vi spiego meglio. La sigla GAN abbrevia l'espressione Generative Adversarial Networks e è un concetto complesso per chi non è del mestiere, ma cercherò di essere breve e chiara. Si tratta di un algoritmo di intelligenza artificiale. La sua caratteristica peculiare è l'impiego di due reti neurali distinte che si sfidano l'un l'altra, da qui infatti l'espressione adversarial, per generare una sintesi, creando poi ad esempio immagini, video o voci. La tecnologia GAN può generare immagini da zero oppure essere utilizzata per modificare particolari dettagli di un'immagine già esistente. In passato è stata già utilizzata per recare danni, generare ad esempio profili falsi sui social network oppure, come nel nostro caso, è stata anche utilizzata per veicolare delle notizie false. Esistono alcuni strumenti che gli addetti ai lavori, e quindi fact checker e debunker, utilizzano per contrastare questo tipo di disinformazione, anche se si tratta di una tecnologia relativamente nuova. Per chi volesse approfondire, lascio un link nella descrizione. Ma noi, come facciamo a difenderci? Non è per niente semplice. Un consiglio potrebbe essere quello di guardare ai piccoli dettagli. Denti, sopracciglia, bordo dei capelli, particolari troppo simmetrici o asimmetrici, sfondo sfocato, sono tutti degli indizi che potrebbero aiutarci. Inoltre, spesso gioielli o accessori vengono un po' male se resi artificiali da un computer, quindi anche quello potrebbe essere un campanello d'allarme. La speranza poi è che una notizia falsa sia ai nostri occhi riconoscibile senza doversi per forza affidare ai contenuti ricollegabili a questa nuova tecnologia. In qualsiasi caso c'è un urgente bisogno di strumenti o programmi automatici che possono essere in grado di distinguere in modo affidabile il contenuto reale da quello manipolato. Fino a quel momento bisogna però sempre di più stare attenti a ciò che si vede.
Dunque, se ragioniamo dal punto di vista puramente tecnologico e informatico, l'intelligenza artificiale e ciò che grazie alla tecnologia GAN si riesce a realizzare sembra davvero una figata, lasciatemelo dire. Il problema però è che, come penso ormai gli ascoltatori più affezionati di questo podcast avranno già capito, tutto ciò che online ci sembra bello viene in realtà sfruttato dalla disinformazione per farci del male. Perché proprio le notizie di cui vi ho parlato oggi, lo studente sospeso e la presunta giovane picchiata perché senza mascherina, non sono solo di per sé false, ma sono riuscite a diventare virali anche grazie alle immagini GAN che hanno dato volti artificiali a giovani in realtà inesistenti. L'Italia non è l'unica a soffrire di questo tipo di disinformazione. Ad esempio, i colleghi di First Draft hanno scoperto che diverse immagini GAN sono state pubblicate lo scorso anno su Instagram per, in qualche modo, dare un'idea di un maggior consenso alle politiche del Cremlino. I colleghi spagnoli di Maldita hanno in diverse occasioni individuato dei falsi profili Twitter, resi credibili, tra le altre cose, proprio dalle immagini GAN utilizzate come fotoprofilo, che questi falsi profili Twitter condividevano contenuti femministi pro o contro i diversi temi del dibattito pubblico. Oppure, ancora, i colleghi di Lead Stories avevano scoperto un'inquietante crescita di immagine GAN prima di eventi politici di rilievo, soprattutto sui social network e soprattutto prima di importanti elezioni. Dunque, la tecnologia GAN si ricollega un po' a quello che è l'universo della disinformazione e poi anche ad un altro fenomeno già conosciuto all'interno di questo megamondo, quello dei deepfake o dei chipfake, ma magari di questi argomenti parliamo in un'altra puntata. Chiudiamo invece questa puntata con un giochino, se no il debunking sembra sempre solo noioso. Nel link sotto la descrizione troverete il rimando ad un sito che si chiama Which Faces Is Real. Ecco, lì potete mettervi alla prova e vedere se siete in grado di distinguere un volto reale da un volto generato dall'intelligenza artificiale. Sarà sufficiente osservare i dettagli e cliccare sulla foto che ritenete reale. Fatemi sapere come ve la cavate. Io, ve lo confesso, ogni tanto ho sbagliato. Ci sentiamo venerdì prossimo. Facta News è un progetto di debunking attivo dal 2020 e si occupa di verificare le notizie. Scegli a chi non credere è il nostro slogan e sintetizza il nostro obiettivo: segnalare ai lettori quali notizie sono vere e quali no. Seguiteci sul nostro sito www.facta.news e sui nostri canali social, Twitter, Facebook e Instagram. Ci trovate anche su YouTube e abbiamo un numero WhatsApp interamente dedicato alla corretta informazione. Per contattarci basta scrivere ciao al 342 1829 843. Per non perdervi le prossime puntate, iscrivetevi al canale di Facta News su qualsiasi piattaforma usiate per ascoltare podcast. Il podcast di Facta News è stato scritto da Camilla Vagnozzi ed è prodotto da Jessica Mariana Masucci. Io sono Camilla Vagnozzi e questo era veramente il podcast di Facta News.